Ha lasciato il segno Renato Curi, una traccia indelebile nella storia di Perugia e nel ricordo dei perugini. Oggi sono 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nello stadio che ora ne porta il nome, il 30 ottobre del 1977, al quinto del secondo tempo di Perugia-Juve, la sfida tra le prime della Serie A. Il piccolo numero 8 si accasciò a centrocampo all'improvviso. La corsa disperata in ospedale fu vana, il suo cuore si era fermato ad appena 24 anni. In panchina per il Perugia c'era Ilario Castagnier, che tra i ricordi più forti ha una frase di Curi poco prima della gara fatale. Mi disse: «Mister, sento che oggi farò una grande partita». A 40 anni dalla morte di Renato, la moglie Clelia e i figli Renato e Sabrina dicono grazie alla città, aprendo i cassetti dei ricordi fotografici dell'uomo Curi, più che del calciatore. Dal 6 al 22 novembre, al centro camerale Alessi, nel cuore della città, sarà aperta una mostra dal titolo «Renato Curi, una storia». Sentiamo ora il presidente del consiglio del comune di Perugia, Leonardo Varasano, e il figlio del grande calciatore. Una mostra che onora la città e che rinforza il legame che c'è tra Perugia, tra la memoria di Renato Curi, la sua famiglia. Ecco, credo che si possa ben dire ad oggi che Renato Curi è un monumento della nostra città e con il favore della famiglia che ci ha appunto onorato di questa scelta, vogliamo onorarne, riviverne la memoria nel modo più significativo possibile, cioè nel cuore della nostra città, con una mostra a ridosso del Natale, che è un omaggio alla città intera, alla memoria di un uomo che non è solo stato un calciatore, ma è un simbolo di generosità, di sacrificio in senso lato, ed è appunto un monumento della nostra città. Quello che dice Leonardo è stato il motivo per cui noi abbiamo realizzato questa mostra, perché è venuta da sé, non è stata pensata. Avevamo pensato tempo prima con mia madre, con mia sorella, di realizzare qualcosa del genere, però siamo sempre stati un po' in difficoltà, perché quella di cui si sta parlando è una mostra di foto che noi abbiamo sempre conservato, un album di famiglia. E sono foto che non sono mai venute fuori, perché comunque noi le abbiamo tenute con un certo riservo, non volevamo insomma pubblicarle, però con il passare degli anni, arrivati a 40 anni, insomma, è stato un gesto che è venuto automatico grazie ai perugini, che comunque hanno mantenuto così forte la memoria dopo 40 anni, e abbiamo pensato che era un atto dovuto a loro e comunque alla memoria di nostro padre, insomma.